Oggi prepariamo i muffin salati. Me l'avete chiesto quando ho pubblicato quelli al cioccolato ed eccomi qua. Ci occorreranno 220 g di farina 00, 80 g di fecola di patate, 250 ml di latte, un 100 g di provola e 100 g di speck, 2 uova, 50 g di parmigiano grattugiato, 30 g di olio extravergine d'oliva, un po' di sale, 8 g di lievito istantaneo per torte salate, non quello per i dolci, mi raccomando. Il ripieno io vi do un'idea, ma potrete utilizzare anche quello che tenete in frigo: provolone dolce, prosciutto, prosciutto cotto, mortadella, pistacchi. Insomma, in questi muffin mantenete sempre più o meno le stesse quantità e metteteci quello che volete. In una ciotola versiamo le uova, un bel pizzico di sale, il latte, ci mettiamo pure l'olio, setacciamo insieme la farina, la fecola, se lo facciamo prima è meglio. Così le polveri si distribuiscono meglio. Mescoliamo. Aggiungiamo il parmigiano. La provola e lo speck. Potremmo farli anche di verdure, pomodorini secchi, acciughine salate, peperoni, quello che volete. Negli stampini potete utilizzare anche quelli di alluminio. Versiamo per 2/3. Va bene anche questa imburrata. A qualcuno metto qualche pezzettino di provola in superficie. Inforniamo in forno già caldo, statico o ventilato, per una ventina di minuti. 20 minuti, non sono venuti proprio uniformi, diciamo che forse l'ho riempiti un po' troppo come mia abitudine. Assaggiamola, deve raffreddare un altro po', però tiene una bella faccia, guardate qua. Marò, ma perché il cibo, è consolatorio, tiene tante cose, è godurioso, guardate qua. Spero di avervi accontentato. Ciao.